Percepiamo quindi l'aria che dal naso, dalle narici, attraversa la nostra gola, il nostro torace e magari arriva fino in fondo all'ombelico. Notiamo com'è questo passaggio, se è un passaggio fluido, se non lo è, se non ci sembra che lo sia, ma è lo stesso, senza dare giudizio al respiro, che comunque va bene com'è in questo momento. Semplicemente l'osservazione del respiro non ci serve per curarlo, per cambiarlo, ma lo usiamo come un modo per quietare la mente, neanche svuotarla, perché la mente non si svuota, ma per appunto calmarla. Osservare il nostro respiro non deve essere una ragione, un motivo per andare nella nostra mente a mettere altri pensieri su questo respiro, ma appunto deve essere come un osservatore oggettivo, punto. Molto bene, adesso inspiriamo, portiamo le spalle verso le orecchie ed espiriamo, le facciamo scendere giù. Ancora inspiriamo, le solleviamo verso le orecchie. E espiriamo, le facciamo scendere. Ancora inspiriamo, sollevo. E espiriamo, le facciamo scendere. E adesso le portiamo in avanti, inspiriamo verso le orecchie e le facciamo andare indietro. Quindi facciamo una rotazione della spalla, della scapola. Osserviamo in particolare le nostre scapole, quindi la parte posteriore delle spalle, il loro movimento, quindi il movimento come di apertura quando porto le spalle in avanti e di chiusura come una conchiglia quando le porto indietro. E invertiamo la direzione del movimento. Molto bene, adesso manteniamo le spalle in una posizione neutra, appoggiamo le mani a terra, inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, portiamo il braccio sinistro a terra. Inspiriamo, sguardo verso la mano destra, apro il petto verso destra ed espiriamo, ruotiamo il petto verso la mano sinistra. Ancora, inspiriamo, ruotiamo il petto verso la mano destra. Ed espiriamo, ruotiamo il petto verso la mano sinistra. Attenzione, quando dico ruotiamo il petto, non è tanto ruotiamo il collo, ok? Ma ruotiamo appunto il petto. Il collo praticamente è come un tutt'uno col petto. Inspiriamo. Ed espiriamo, chiudo. Molto bene, inspiriamo, distendo. Ed espiriamo, pieghiamo leggermente il gomito sinistro. Appoggiamo la mano attorno all'orecchio, sull'orecchio e facciamo scivolare l'orecchio destro verso la spalla destra, senza tirare, senza niente. Molto bene, inspiro ed espiro, portiamo la punta del naso verso l'ascella destra. Inspiriamo, distendiamo il braccio destro verso l'alto ed espiriamo, lo portiamo vicino alla mano sinistra. Inspiriamo, solleviamo il petto, immaginiamo di sollevarci verso l'alto ed espiriamo, arrotondiamo la schiena. E di nuovo, inspiriamo, porto il petto avanti ed espiriamo, arrotondo. Ancora inspiriamo, porto il petto avanti verso l'alto ed espiriamo, arrotondo. Ancora inspiriamo, apri il petto ed espiriamo, arrotondo. L'ultima volta, inspiriamo ed espiriamo, arrotondo. Molto bene, sollevo il braccio destro, inspiriamo, apro di nuovo ed espiriamo, scivoliamo in avanti, sollevo, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, chiudo in avanti, inspiriamo ed espiriamo.
creiamo un ruoto. E attenzione, il petto segue il movimento della mano, ok? Immaginate di avere come una luce al centro del petto che segue questo movimento della mano. Sì? Ok. Inspiriamo, sollevo, ed espiriamo, appoggiamo la mano destra a terra. Inspiriamo, solleviamo il braccio sinistro. Ed espiriamo, guardo verso la mano sinistra e poi guardo verso la mano destra a terra. Inspiriamo, sollevo, sguardo la mano sinistra, petto rivolto la mano sinistra ed espiro alla mano destra. Ancora inspiriamo ed espiro. Ancora inspiriamo, cerco di creare spazio tra le costole e il bacino ed espiro, chiudo. Molto bene, inspiriamo, ritorno ed espiriamo, l'abbraccio, il braccio si avvolge sulla testa, le mani camminano e con l'orecchio sinistro mi appoggio verso la spalla sinistra. Senza tirare di nuovo, è proprio solo un avvolgere. Andiamo a sentire bene il nostro trapezio destro. E molto bene, inspiriamo di nuovo, solleviamo ed espiriamo di nuovo il petto. È come una luce che segue il movimento della mano, sollevo su, la mano va in alto, il petto va pure in alto ed espiro. Quindi facciamo questo movimento rotatorio del nostro torace che segue il movimento della mano. Vi ricordo che non è tanto, non vi fate ingannare dallo sguardo o dal collo, ma provate proprio a immaginare che sia il petto a seguire la vostra mano. E di nuovo creo questo spazio tra le costole e il bacino. Molto bene, ed espiriamo, scivoliamo, inspiriamo, solleviamo sempre il braccio sinistro ed espiriamo, lo portiamo vicino alla mano destra. Inspiriamo, solleviamo il petto ed espiriamo arrotondo. Inspiriamo, sollevo il petto ed espiriamo arrotondo. Attenzione, quando sollevo immagino di creare di nuovo spazio tra le costole e il bacino ed espiro arrotondo. Ancora inspiriamo, sollevo ed espiriamo arrotondo. Molto bene, attenzione, portiamo le mani davanti, scivolo sulle tibie e ci portiamo con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. E inspiriamo, estendiamo la colonna ed espiriamo arrotondo. Inspiriamo ed espiriamo arrotondo. Inspiriamo, estendo ed espiriamo arrotondo. Attenzione, inspiriamo, estendo ed espiriamo, resto. Adesso manteniamo quel petto in estensione, proviamo solamente a sollevare l'ombelico verso l'alto, quindi a mantenere la schiena un pochettino più dritta. Quindi da questo movimento, da questa sensazione, da qui, andiamo a sollevare semplicemente l'ombelico verso l'alto. E di nuovo inspiriamo, estendo tutto ed espiriamo arrotondo. Inspiriamo, estendo, resto in estensione ma sollevo solo l'ombelico. Sollevo l'ombelico, ok. E di nuovo inspiriamo, estendo ed espiriamo, avviciniamo i glutei e i talloni, appoggiamo bene le dita dei piedi a terra. Inspiriamo, scivoliamo avanti, esterno, estendo ed espiriamo quasi verso i talloni. Attenzione, resto qua, inspiriamo, estendo la colonna ed espiriamo arrotondo. Avviciniamo un pochettino le dita delle mani verso le ginocchia, quindi non le portiamo troppo distanti ma le avviciniamo, questo per consentire un bel movimento della colonna e anche la neutralità della posizione delle spalle. Continuo, inspiriamo ed espiriamo. Molto bene, ancora una volta, inspiro ed espiro. Inspiriamo ed espiriamo, camminiamo avanti con le mani sotto le spalle e di nuovo inspiriamo, estendo,
ed espiriamo, solleviamo l'ombelico, ok? Puntiamo il piede destro, inspiro ed espiriamo destro, mantieni l'ombelico sollevato. Adesso distendi la gamba sinistra, andiamo in plank, per 3, per 2, sentiamo una sensazione diversa nel nostro plank, per 1, ed espiriamo lentamente, portiamo il ginocchio destro e il ginocchio sinistro a terra. Inspiriamo, punto i piedi ed espiro, il bacino va indietro verso l'alto e andiamo nel cranio, facci giù. Camminiamo sul posto, lasciamo cadere un tallone e poi l'altro tallone. Molto bene, e adesso proviamo a camminare con i talloni verso destra, sempre sul posto. E poi con i talloni al centro e verso sinistra. Molto bene, inspiriamo, scivoliamo in avanti. Ed espiriamo, riporto le ginocchia a terra. Molto bene, inspiriamo, distendo la gamba destra. Ed espiriamo, distendo il braccio sinistro. Inspiriamo, estendo tutta la colonna. Ed espiriamo, sollevo di nuovo soltanto la parte dell'ombelico. Molto bene, espiro ed espiro, porto il ginocchio al gomito. Inspiriamo, distendo. Tieni l'ombelico ed espiriamo, porto il ginocchio al gomito. Ancora inspiriamo, distendo ed espiriamo. Ancora due volte, inspiriamo, distendo ed espiriamo. Benissimo, inspiriamo, distendo ed espiriamo, arrotondo. Attenzione, adesso proviamo a sollevare il ginocchio destro e a puntare la punta del piede destro. Apriamo il braccio sinistro ed espiriamo, avviciniamo la mano sinistra al tallone senza toccare. Manteniamo un po' di azione muscolare. Per 3, tira bene verso l'alto l'ombelico. Per 2, per 1. Molto bene, inspiriamo, distendo ed espiriamo, facciamo scivolare questa gamba destra qua di lato, ok? Appoggiamo le mani a terra, la mano sinistra davanti al ginocchio sinistro, inspiriamo, apro e sollevo. Ed espiriamo, chiudo, vado sotto. Piego il gomito sinistro se voglio, inspiriamo, apro. Ed espiriamo, chiudo. Ancora, inspiriamo, apro. Ed espiriamo, chiudo. Benissimo, l'ultima volta. Inspiriamo, apro. Ed espiriamo, appoggiamo la mano destra a terra. Adesso inspiriamo, lasciamo, solleviamo, andiamo indietro con la gamba destra e poi incrociamo indietro, oltre la gamba sinistra. Di nuovo inspiriamo, sollevo, apro, appoggio. Ed espiriamo, sollevo, chiudo. E ancora inspiriamo. Apro ed espiriamo, chiudo. Molto bene, solleviamo di nuovo, andiamo con la gamba dietro, inspiriamo ed espiriamo, appoggio le ginocchia. Attenzione, inspiriamo, estendiamo la colonna ed espiriamo, solleviamo l'ombelico. Distendo la gamba sinistra, inspiro, mantieni questa posizione ed espiro anche la gamba destra, vado in plank. Per 3, per 2, per 1, mantieni questa posizione di plank, se vuoi riappoggia le ginocchia e cominciamo a piegare lentamente i gomiti, vediamo quanto è faticoso. Inspiriamo, sollevo ed espiriamo, scendo giù. Ancora inspiriamo, sollevo ed espiriamo, scendo giù. Attenzione, inspiriamo, sollevo ed espiro, cane faccia in giù. Molto bene, inspiriamo, scivolo di nuovo avanti in plank ed espiriamo, appoggiamo le ginocchia a terra. Inspiriamo, distendiamo la gamba sinistra ed espiriamo, distendo il braccio destro. Inspiriamo, estendiamo la colonna ed espiriamo, sollevo solo l'ombelico. Molto bene, inspiro ed espiro, porto il gomito al ginocchio. Inspiriamo, estendo ed espiro, porto il ginocchio al gomito. Inspiriamo, stendo ed espiriamo, porto il ginocchio al gomito.
Ancora inspiriamo, estendo. Ed espiro, porto il ginocchio al gomito. Inspiriamo, estendo. Attenzione, espiriamo, porto il ginocchio al gomito. Adesso solleviamo il ginocchio sinistro, resto, attivo il gluteo. Molto bene, espiro, distendo il braccio destro. La mano destra va di lato e va quasi a toccare il tallone sinistro. Resta per 3. Per 2. Per 1. Molto bene, distendo la gamba sinistra, inspiro e la porto qua di lato. Ok, inspiriamo, apro il braccio, il petto verso destra ed espiro, lo infilo sotto al braccio sinistro. Inspiriamo, apro ed espiro. Inspiriamo, apro ed espiro. Molto bene, inspiriamo, apro ed espiro, appoggio la mano destra dall'altra parte, inspiriamo, apro, sollevo ed espiro, vado sotto al braccio destro, inspiriamo, apro verso sinistra ed espiro, sotto al braccio destro, ancora inspiriamo, apro ed espiro, sento bene proprio la rotazione del torace, inspiriamo ed espiriamo, vado sotto. Molto bene, inspiriamo, apro, sollevo ed espiro, la mano sinistra si riappoggia a terra. Adesso attiva la gamba sinistra, inspiriamo, sollevo ed espiro, la porti all'interno. Inspiriamo, sollevo ed espiro, la porti in fuori. Appoggio, inspiro, attivo ed espiro, la porto all'interno. Inspiriamo, sollevo ed espiro, la porto fuori. Ancora inspiriamo, sollevo all'interno, inspiriamo, sollevo e respiro, ginocchio vicino all'altro. Molto bene, inspiriamo, estendiamo la colonna, espiriamo, solleviamo l'ombelico, portiamo la gamba destra dietro, la gamba sinistra e vado di nuovo in plank. Inspiriamo ed espiriamo, scendo giù, inspiriamo ed espiriamo, scendo giù, inspiriamo, sollevo, tieni bene l'addome ed espiriamo, scendo giù, inspiriamo ed espiriamo, cane faccia in giù. Molto bene, cammino, piedi verso le mani, inspiriamo ed espiriamo, fletto uttanasana dal petto, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, fletto uttanasana, schiena lunga e dritta. Inspiriamo, arottanasana ed espiriamo, fai un passo destro dietro, appoggi il ginocchio, lo portiamo sotto l'anca. Inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, estendo il petto verso l'alto, vengo avanti col ginocchio sinistro. Inspiriamo ed espiriamo, puntiamo questo piede destro. Inspiriamo ed espiriamo, il braccio destro va verso l'alto. Inspiriamo, ruotiamo il petto verso destra ed espiriamo al centro. Ancora inspiriamo, lo portiamo verso destra e poi al centro. Ancora inspiriamo, lo portiamo verso destra e al centro. Ancora due volte, inspiro, lo porto verso destra in rotazione ed espiro al centro. Ancora inspiriamo, lo porto verso destra e respiro al centro. Appoggio la mano destra e la mano sinistra a terra. Attenzione, stacco la gamba sinistra, la porto verso l'alto. Inspiriamo ed espiriamo, fai un passo sinistro di nuovo in avanti. Attenzione, di nuovo sollevo. Inspiriamo, sollevo ed espiriamo, fai un passo sinistro avanti. Cerco di mantenere entrambe le mani appoggiate a terra. Inspiriamo, sollevo ed espiriamo, sollevo l'ombelico, porto la piede sinistro avanti. Ancora inspiriamo ed espiriamo. Ancora una volta, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, fai un passo sinistro avanti. Molto bene, distendo, sollevo il petto, ruoto il petto verso sinistra, braccio sinistro verso l'alto, attivo il gluteo destro ed espiriamo, resto. Attenzione, inspiriamo ed espiriamo, mano sinistra a terra, fai un passo destro avanti. Inspiriamo ed espiriamo, fletto uttanasana. Attenzione, solleviamo solo le braccia, non il petto,
ed espiriamo presto. Lascio cadere la testa, mantengo il collo rilassato, inspiriamo ed espiriamo, immagina di avere come una palla tra le mani, inspiriamo ed espiro. Adesso attenzione, piego le ginocchia, vado come a sedermi su un panchettino, porto il petto avanti, inspiriamo, solleviamo le braccia e vado in Utkatasana ed espiriamo resto, attivo forte le cosce. Molto bene, ispiriamo, solleviamo distendo ed espiriamo, fletto Uttanasana. Inspiriamo, allungo la schiena, Uttanasana. Ed espiriamo, fai un passo, sinistro dietro, appoggio il ginocchio. Mantieni bene la punta del piede appoggiata. Mantengo bene spalle, bacino e ginocchio. Ispiriamo, sollevo. Vado verso l'alto. Ed espiriamo, attivo bene il gluteo sinistro. Inspiro. Ed espiriamo, vieni bene con avanti con il ginocchio destro, solleva, crea spazio tra le costole e il bacino. Attenzione, inspiriamo, lascio cadere la mano destra ed espiriamo, il braccio sinistro va verso l'alto. Attenzione, inspiriamo, ruotiamo il coraggio verso sinistra ed espiro, lo porto verso il ginocchio destro. Ancora inspiriamo, ruoto ed espiro. Ancora inspiriamo, ruoto verso sinistra ed espiriamo. Ancora una volta, inspiriamo, ruoto. Continua a premere con la coscia sinistra avanti. L'ultima volta, inspiriamo, apro ed espiriamo. Appoggio la mano sinistra e la mano destra a terra. Adesso quel piede destro scivolerà verso l'alto. Inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo, mantieni le mani appoggiate a terra, appoggi il piede destro a terra. E di nuovo inspiriamo, attiva l'addome, solleva la gamba destra. Ed espiriamo, piede destro a terra. Ancora inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo. Ancora inspiriamo, sollevo. Ed espiro. L'ultima volta, inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo, fai un passo destro avanti. Attenzione, sollevo il petto, inspiro, ruoto il petto verso destra. Spalla destra sopra la spalla sinistra. Ed espiriamo, resto. Inspiriamo. Ed espiro, appoggio la mano destra a terra. Guardiamo avanti, inspiriamo, fai un passo sinistro avanti. Ed espiriamo, petto verso terra, verso le cosce Uttanasana, inspiriamo, solleviamo solo le braccia. Mantengo di nuovo il collo rilassato. Ed espiriamo, proviamo ad avvicinare le spalle e le orecchie. Inspiriamo, proviamo ad allontanarle. Ed espiriamo, proviamo ad avvicinarle. Inspiriamo, immagino di sollevare questa palla verso l'alto. Ed espiriamo, la portiamo giù la palla. Inspiriamo, la sollevo. Ed espiro, la avvicino. Attenzione, adesso piego le ginocchia, vado giù col sedere, inspiriamo, Uttanasana. Ed espiriamo, resto, mantieni forti le cosce, inspiro ed espiro. Bene, inspiriamo ed espiriamo, fletto Uttanasana. Inspiriamo, sollevo Urvastasana, sollevo le braccia ed espiriamo di nuovo, fletto Uttanasana. Inspiriamo, guardo avanti ed espiriamo, fai un passo destro dietro, appoggio il ginocchio. Inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, ruotiamo il petto verso sinistra, apro le braccia. Inspiriamo, sollevo, attivo l'addome ed espiriamo, appoggiamo le mani a terra. Inspiriamo, porto, estendiamo la colonna ed espiriamo, resto, distendo la gamba destra. Adesso solleva l'ombelico, inspiriamo, porta la gamba sinistra dietro ed espiriamo, mantieni l'ombelico sollevato. Inspiriamo, attiva il cosce ed espiriamo, chaturanga. Inspiriamo, cane a faccia in su. Espiriamo, cane a faccia in giù. Inspiriamo, sollevo la gamba destra. Espiriamo, porta il ginocchio destro alla punta del naso. Arrotonda la schiena. Inspiriamo, distendo la gamba destra ed espiriamo, lascia cadere il piede destro verso, quindi cane a faccia in giù. Inspiriamo, ritorno avanti, vado in plank.
tira sull'ombelico ed espiriamo talloni verso destra. Inspiriamo side plank, sollevo il braccio sinistro. Ed espiriamo, riporto la mano sinistra a terra. Inspiriamo, solleviamo la gamba destra, carica faccia in giù a tre gambe. Ed espiriamo, portiamo il piede destro fuori dalla mano destra. Inspiriamo, solleviamo il braccio destro, facciamo fare un giro completo al braccio fino al tallone sinistro. Ed espiriamo, appoggiamo il ginocchio sinistro a terra. Inspiriamo, stacco il tallone sinistro e quasi tocco con la mano il tallone sinistro. Ed espiriamo destro. Inspiriamo, vieni in avanti, cerca di crescere con la parte frontale. Ed espiriamo destro. Molto bene, inspiro. Ed espiro, appoggio la mano destra a terra. Inspiriamo, ritorniamo in plank. Ed espiriamo, chaturanga. Inspiriamo, cane a faccia in su. Ed espiriamo, cane a faccia in giù. Inspiriamo, cammino o salto, piedi tra le mani. Ed espiriamo, fletto uttanasana. Inspiriamo, avottanasana, solleviamo le braccia. Ed espiriamo, samasiddhi. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Ed espiriamo, fletto uttanasana. Inspiriamo, avottanasana, guardo avanti, espiro, fuori un passo sinistro dietro, appoggio il ginocchio. Inspiriamo, cresco dal petto. Espiriamo, ruotiamo il petto verso destra, apro le braccia. Inspiriamo, ritorniamo al centro. Ed espiriamo, appoggiamo le mani a terra. Inspiriamo, estendiamo la colonna, distendo la gamba sinistra. Inspiriamo, il piede destro si infila dietro, vado in plank. Ed espiriamo, tieni l'ombelico in alto, chaturanga. Inspiriamo, cane a faccia in su, attivo i glutei. Espiriamo, cane a faccia in giù. Inspiriamo, sollevo la gamba sinistra. Espiriamo, fai un passo sinistro fuori dalla mano sinistra. Inspiriamo, ruota il petto verso sinistra. Apro, facciamo un giro completo. Inspiriamo. Ed espiriamo, riporta la mano sinistra a terra. Inspiriamo, vado di nuovo in plank. Ed espiriamo, i talloni vanno verso sinistra. Inspiriamo, solleviamo, side plank. Ed espiriamo, appoggiamo la mano a terra. Inspiriamo, allungo, tieni sull'ombelico. Ed espiriamo, chaturanga. Inspiriamo, cane a faccia in su. Espiriamo, cane a faccia in giù. Tre respiri profondi. Uno. Due. Provo a sollevare le dita dei piedi. Tre. Inspiriamo, cammino, salto, piedi tra le mani. Ed espiriamo, fletto uttanasana. Inspiriamo, solleviamo, urvastasana. Espiriamo, porto il piede destro incrociato dietro il piede sinistro. Inspiriamo, allungo, mi metto di fronte così mi vedete. Ed espiro, vado verso destra. Inspiriamo, ed espiriamo, il braccio destro scende giù. Inspiriamo, allungo, creo spazio tra le costole e il fianco. Ed espiriamo, attenzione, provo a ruotare il petto in basso verso terra, verso destra. Inspiriamo, lo riporto dietro. Ed espiriamo, lo porto giù. Ancora inspiriamo. Ed espiriamo, lo riporto giù. Molto bene, inspiriamo. Ed espiriamo, lo riporto giù. Bene, inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo, portiamo le braccia al centro. Inspiriamo. Ed espiriamo, ruotiamo il petto verso sinistra. Inspiriamo al centro. Ed espiriamo, ruotiamo il petto verso destra. Inspiriamo, ritorna al centro. Ed espiriamo, lasciamo cadere il petto verso le cosce. Inspiriamo, allungo la colonna. Ed espiro, le mani camminano verso il piede sinistro, vanno verso destra, quindi inspiriamo, cerco di allontanare il fianco sinistro dalla mano sinistra. Rilasso il collo,
Molto bene. Inspiriamo, ritorniamo al centro. Tolgo la gamba destra, sollevo la gamba destra ed espiriamo, piego il ginocchio sinistro, fai un passo destro dietro. Attivo gli addome, inspiriamo, solleviamo le braccia, vado in affondo. Ed espiriamo, l'ombelico va all'interno, verso la colonna. Bene, inspiro, ed espiriamo, portiamo le mani dietro la nuca. Inspiriamo, ed espiriamo, ruotiamo il torace verso sinistra. Inspiriamo, ritorna al centro. Ed espiriamo, portiamo il petto verso la coscia sinistra. Inspiriamo, sollevo, bella lunga la schiena. Ed espiriamo, ruotiamo il petto verso destra. Inspiriamo, ritorno al centro. Schiena lunga ed espiriamo, scendo petto verso. Ok, inspiriamo, porto il piede sinistro dietro. Ed espiriamo, chaturanga. Inspiro, cane a faccia in su. Ed espiriamo, cane a faccia in su. Inspiriamo, sollevo la gamba destra. Ed espiriamo, porto il ginocchio destro alla punta del naso. Inspiriamo, sollevo la gamba destra, apro l'anca destra sull'anca sinistra. Ed espiro, porto il tallone destro al gluteo. Inspiriamo, ed espiro, piego il ginocchio sinistro. Inspiriamo, proviamo a creare spazio tra quel ginocchio destro e il ginocchio sinistro. Ed espiro, inspiriamo, riallineo l'anca destra, distendo la gamba. Ed espiro, fai un passo destro avanti, ruoto il piede sinistro. Braccio sinistro si solleva, inspiriamo. Ed espiriamo, entro in guerriero 2. Inspiriamo, solleviamo il braccio destro verso l'alto. Ed espiriamo, appoggiamo la mano destra all'interno del piede destro. Inspiriamo di nuovo, sollevo, mantieni la schiena lunga, sollevo verso l'alto. Ed espiriamo, andiamo con la mano all'interno del piede destro. Ancora una volta, inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo, appoggiamo la mano all'interno. Inspiriamo, sguardo la mano sinistra. Ed espiriamo, il braccio sinistro scende giù, appoggiamo le mani vicine. Molto bene, inspiriamo, portiamo il tallone sinistro verso l'alto. Ed espiriamo, andiamo in questo strano plank con le mani più verso sinistra. Molto bene, inspiriamo. Ed espiro, lasciamo cadere i talloni verso sinistra. Inspiriamo, sollevo, side plank. Ed espiriamo, resto. Inspiriamo, solleviamo il fianco destro verso l'alto. Ed espiro, appoggio la mano destra a terra. Inspiriamo. Ed espiro, cane la faccia in giù. Inspiriamo, sollevo la gamba destra. Ed espiriamo, piego il ginocchio sinistro. Guardiamo avanti, inspiro, salto in avanti. Ed espiriamo, fletto uttanasana. Inspiriamo, urvastasana, sollevo. Ed espiriamo, fletto uttanasana. Inspiriamo, arva uttanasana. Ed espiro, fai un passo sinistro dietro, gamba sinistra distesa. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, ruotiamo il petto verso destra. Inspiriamo, ritorna al centro. Ed espiriamo, portiamo le mani dietro la nuca. Inspiriamo. Ed espiriamo, ruotiamo il petto verso sinistra. Inspiriamo, ritorna al centro. Ed espiriamo, schiena lunga, porto il petto verso la coscia destra. Inspiriamo, sollevo, schiena attiva. Ed espiriamo, ruoto verso destra. Inspiriamo al centro. Ed espiriamo di nuovo giù. Inspiriamo, sollevo. Ed espiriamo, resto. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Ed espiro, appoggio le mani a terra. Porto il piede destro dietro, espiro. Ed espiriamo, chaturanga. Inspiriamo, cane a faccia in su, sollevo l'ombelico. Ed espiriamo, cane a faccia in giù. Inspiriamo, sollevo la gamba sinistra, apro l'anca sinistra sulla destra. Ed espiro, tallone sinistro al gluteo. Adesso le piego un pochettino il ginocchio destro e creo spazio tra quel ginocchio destro e ginocchio sinistro. Inspiro ed espiro. Inspiriamo.
piano raddrizzo di nuovo la gamba sinistra. Respiro, fai un passo sinistro, avanti. Bene, inspiriamo, ruoto il piede destro, solleviamo il braccio destro ed espiriamo, entro in guerriero 2. Inspiriamo, solleviamo il braccio sinistro ed espiriamo, la schiena è lunga, attivo l'addome, porto la mano sinistra all'interno del piede sinistro. Rimuovo la schiena lunga, inspiriamo, sollevo ed espiro, scendo. Ancora, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, scendo. Resto lì, inspiriamo, apro per il petto, lo ruoto verso l'alto, respiro, porto il braccio destro bene lungo, parallelo a terra. Bene, inspiriamo ed espiriamo, portiamo la mano destra vicino alla mano sinistra. Raddrizzo il piede destro e porto il piede sinistro vicino al piede destro. Abbiamo questo strano plank un po' storto. Inspiriamo, tieni l'addome, solleva il petto ed espiriamo, ruoto i talloni verso destra. Inspiriamo, side plank. Ed espiriamo, resto. Inspiriamo, fianco sinistro verso l'alto. Ed espiro, mano sinistra a terra. Aggiustiamo i piedi, inspiro. Ed espiriamo, chaturanga. Inspiriamo, cambia faccia in su. Espiriamo, cambia faccia in giù. Inspiriamo, sollevo la gamba sinistra. Espiriamo, piego il ginocchio destro. Guardiamo avanti, inspiriamo, salto, piedi tra le mani ed espiriamo, fletto, uttanasana. Inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, porto il piede destro incrociato dietro al piede sinistro. Inspiriamo, solleviamo le braccia ed espiriamo, ci spostiamo verso sinistra. Inspiriamo ed espiriamo, il braccio sinistro scende giù al fianco. Attenzione, inspiriamo, ruotiamo il petto verso destra ed espiriamo, lo ruotiamo verso giù. Ancora, inspiriamo, lo ruoto verso destra, la spalla destra viene indietro ed espiriamo, scendo giù. Ancora, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, scendo. Ancora, inspiriamo, sollevo ed espiriamo. Bene, sollevo, inspiriamo, vado al centro, respiriamo, riscendo giù col petto verso le cosce. Attenzione, le mani vanno verso sinistra e creo spazio tra la mano destra e il fianco destro. Ok, quindi quel fianco destro che cerca di venire avanti lo lasciamo come vicino a una parete. Molto bene, benissimo, inspiriamo, ritorniamo al centro ed espiriamo, fletto uttanasana. Attenzione, inspiriamo, portiamo i piedi paralleli ed espiriamo, fletto uttanasana. Piego le ginocchia, inspiriamo, utkatasana ed espiriamo, resto. Inspiriamo, stacco il ginocchio destro ed espiriamo, andiamo a prendere la tibia destra. Inspiriamo, premo sul piede sinistro, attivo il gluteo sinistro ed espiriamo, portiamo la coscia destra al petto. Inspiro ed espiro. Inspiriamo, premo bene con l'alluce sinistro a terra ed espiro. Molto bene, con la mano sinistra vado all'esterno della gamba destra, inspiro ed espiro, provo ad aprire di nuovo il petto. Inspiriamo ed espiriamo, rilasso la spalla, rilasso il braccio destro. Inspiriamo, disteniamo la gamba destra ed espiriamo di nuovo, la piego. Bene, inspiriamo, ritorna al centro, piego il ginocchio sinistro, piego il ginocchio sinistro ed espiriamo. Adesso nella gamba destra preme indietro, ma come a chiudere un portone, distendo e andiamo in guerriero 3. Inspiriamo ed espiro, inspiro ed espiro. Portiamo le mani ai fianchi, inspiriamo, aggiustiamo i fianchi, piego il ginocchio sinistro ed espiro, atterro col piede destro. Inspiriamo, solleviamo le braccia verso l'alto
ed espiriamo, scendiamo giù con i palmi uniti al petto. Inspiriamo, tieni avanti col petto ed espiriamo, entriamo in torsione. Il fianco sinistro viene dietro. Inspiro ed espiro. Molto bene, inspiriamo, ritorniamo al centro, questa volta vado verso destra ed espiriamo, scendo giù, sollevo il piede sinistro, vado col petto in avanti, ok, adesso inspiriamo, apro il braccio sinistro ed espiriamo, scendo, attivo per il gluteo, inspiriamo, apro il braccio sinistro ed espiro, scendo. Anche io in questi giorni sono un pochettino rigida, non riesco ad aprire, respiro, scendo. Premo col piede destro, inspiriamo, ritorno. Vado davanti al tappetino, respiriamo, appoggio le mani a terra. Inspiriamo, porto piede sinistro dietro. Ed espiriamo, appoggiamo le ginocchia a terra. Attenzione, gatto mucca, inspiriamo, estendo. Ed espiriamo, arrotondo. Inspiriamo, estendo. Ed espiriamo, arrotondo. Bene, inspiriamo, estendo. Resto con la schiena estesa ed espiro, sollevo l'ombelico, solo quello. Inspiriamo ed espiriamo chaturanga. Bene, inspiriamo ed espiriamo, scivolo indietro, vado con i glutei verso i talloni. Bene, ancora due respiri. Bene, inspiriamo, scivoliamo avanti ed espiriamo, cane a faccia in giù. Molto bene, inspiro, cammino, salto, piedi tra le mani ed espiro, fletto, uttanasana. Inspiriamo, solleviamo, urvastasana ed espiriamo, mani al centro del petto. Bene, inspiriamo, utkatasana. Espiriamo, resto. Inspiriamo, sollevo il ginocchio sinistro ed espiriamo, attivo il gluteo destro. Inspiriamo, vado ad afferrare la tibia sinistra ed espiriamo, portiamo la coscia sinistra al petto, gluteo destro attivo. Attenzione, inspiriamo, solleviamo il braccio sinistro ed espiriamo, ruotiamo il petto verso sinistra. Inspiriamo, distendiamo la gamba destra ed espiriamo, resto. Inspiriamo, piego il ginocchio ed espiriamo, fai un passo, anzi no, distendo la gamba sinistra indietro, andiamo nel guerriero 3. Inspiriamo ed espiro. Inspiriamo, porto le mani bene ai fianchi ed espiro. Piego il ginocchio destro, inspiriamo, appoggio il piede sinistro, solleviamo le braccia ed espiriamo, appoggiamo le mani a terra. Molto bene, inspiriamo, portiamo, solleviamo, inspiriamo ed espiriamo, andiamo dall'altra parte, andiamo a scendere, vado in affondo sul piede sinistro. Adesso ne inspiriamo, apro il braccio destro ed espiriamo, scendo, chiudo. Inspiriamo, apro, sollevo il petto ed espiriamo, chiudo. Inspiriamo, apro ed espiriamo, chiudo. Premo sul piede sinistro, inspiriamo, sollevo ed espiriamo, ritorniamo in affondo. Inspiriamo, sollevo ed espiriamo, lasciamo scendere le braccia e il petto. Vieni avanti col petto, inspiro ed espiriamo, andiamo in torsione. Vai per 3. Uno, appoggiamo le mani a terra, inspiriamo, portiamo il piede destro dietro ed espiriamo, appoggiamo le ginocchia a terra. Inspiriamo, estendo ed espiriamo, arrotondo. Inspiriamo, estendo ed espiriamo, arrotondo. Attenzione, inspiriamo, estendo ed espiriamo, portiamo il petto giù completamente. Inspiriamo, portiamo il petto su.
respiriamo lo portiamo giù completamente, lo portiamo su e lo portiamo giù. Ok, lo portiamo su, ok, tiro l'ombelico verso l'alto, adesso portiamo il petto un pochino giù, ok, inspiriamo, chiudo, ed espiriamo, chaturanga, lentamente, scendo completamente, ok, disegniamo le gambe, inspiriamo, solleviamo il petto un pochettino, ed espiriamo, distendiamo le braccia. Inspiriamo, palmi verso l'alto, sollevo, ed espiriamo, scendo giù. Inspiriamo, sollevo, ed espiro giù. L'ultima volta, inspiriamo, sollevo, ed espiriamo giù. Appoggio le mani sotto le spalle. Inspiriamo, fai un po' di forza, scendi giù, vado con i glutei e i talloni ed espiro, resto in Balasana. Molto bene, adesso inspiriamo, srotolo la colonna, vengo su, ok, respiriamo, resto, andiamo sul gluteo sinistro e portiamo la gamba destra avanti, ok, se volete potete mettere un cuscino sotto al gluteo sinistro, molto bene, se volete potete fare andare il tallone sinistro leggermente fuori dal gluteo sinistro, quindi è sulla parte esterna, inspiriamo ed espiriamo, scendo giù, ok, se avete un blocchetto, una qualcosa, voilà, eccolo qua, lo mettete sotto un libro, qualcosa, mettete sotto al gluteo destro in maniera tale che i fianchi restino allineati, ok? Quindi se dovete essere così, ok? Vi consiglio di mettere qualcosa sotto, ok? Molto bene, e se vogliamo con le mani andiamo qui dietro e scivoliamo un pochettino indietro, se vogliamo, ok, non ci deve fare male il ginocchio, dobbiamo certamente sentire un pochettino di tensione in questa parte, ma non dobbiamo morire, quindi non dobbiamo strapparci, non dobbiamo stirarci, ok? Il ginocchio lo lasciamo bene appoggiato a terra, quindi se sale su lo lasciamo appoggiato a terra in maniera tale che abbia un sostegno. Ancora qualche respiro e adesso con le mani scivoliamo su. Togliamo il blocchetto, ok, e andiamo sul fianco destro questa volta, la gamba sinistra scivola avanti, ed espiriamo, facciamo un pochettino di movimenti dolci con le nostre caviglie. Dei cerchi da un lato all'altro, bene, e adesso incrociamo le gambe, appoggiamo le mani a terra e ritorniamo in Balasana. E adesso con le mani scivoliamo verso le ginocchia, ci mettiamo sul gluteo sinistro e questa volta sul gluteo destro e questa volta distendiamo la gamba sinistra, se vogliamo, di nuovo, quindi il tallone destro diciamo che esce un pochettino qua dal ginocchio, ok, ma non troppo, che non dobbiamo avere il ginocchio fuori dall'allineamento, almeno a me non piace, ci mettiamo qualcosa sotto, anche una maglia, una scarpa, qualunque cosa che abbiamo per le mani per allineare i nostri fianchi e restiamo qua.
sentiamo come sono le nostre spalle rispetto al bacino, se tendiamo a essere qua, se tendiamo a essere troppo qua, ok? E cerchiamo piano piano di fare dei piccoli aggiustamenti anche orecchio, spalla e fianco. Come abbiamo fatto prima, ok, le mani possono camminare indietro e ovviamente un lato può essere molto diverso, quasi sempre lo è dall'altro, ok? Quindi se vediamo che da un lato siamo molto più rigidi, è tutto normale, lo sappiamo. Possiamo anche variare appunto la posizione di appoggio delle braccia, ok? Quindi possiamo appunto portarle più indietro, avere i palmi delle mani in avanti, indietro, ok? Molto bene, e lentamente risaliamo, togliamo il blocchetto se ce l'abbiamo, togliamo la gamba destra e lasciamo di nuovo riprendere la circolazione. Molto bene, adesso appoggiamo i glutei a terra, inspiriamo ed espiriamo, arrotondiamo la schiena e andiamo con la schiena a terra. Molto bene, appoggiamo i piedi a terra e teniamo le nostre dita delle mani nella parte inferiore della schiena, quindi le infiliamo qua sotto, sotto la schiena, ok? Adesso inspiriamo ed espiriamo, andiamo a premere con la parte lombare della schiena, ok? Sulle dita, ok? Ombelico verso il basso. Inspiriamo, solleviamo il piede destro ed espiriamo, non lo scendiamo giù ma quasi giù. Inspiriamo ed espiro, premo con la schiena a terra, ancora espiro ed espiro, premo con la schiena a terra, inspiro, mollo ed espiro, premo con la schiena a terra, ancora inspiriamo, mollo ed espiro. Bene, appoggio il piede dall'altra parte, inspiriamo ed espiro, inspiriamo ed espiro, inspiro ed espiro, inspiriamo ed espiro, schiaccio le mani, l'ultima volta, inspiro ed espiro, schiaccio le mani. Appoggiamo i piedi a terra, ok, piedi paralleli, adesso attivo i glutei, inspiriamo, portiamo le cosce in avanti e manteniamo la parte dorsale a terra ed espiriamo, resto, inspiro, forti i glutei ed espiriamo, scendo lentamente giù, poniamo il piede destro sulla coscia sinistra, adesso ne portiamo il ginocchio destro, diciamo, con la nostra anca destra, ok? Quindi inspiriamo, stacchiamo il piede sinistro ed espiriamo, avviciniamo la coscia sinistra verso il petto. Molto bene, proviamo a fare qualche piccolo movimento, di nuovo notiamo le nostre spalle come sono, se sono troppo sollevate da terra, le appoggiamo a terra, ok? Ce ne freghiamo del fatto di non tirare la gamba verso il petto ed espiriamo, portiamo il piede sinistro a terra, piede destro appoggiato, piede sinistro sulla coscia destra, apro bene e di nuovo faccio sì che il ginocchio sinistro sia un poco più rispetto all'anca sinistra, sollevo il piede destro ed espiriamo, resto, inspiriamo ed espiro. Molto bene, ancora qualche respirazione. Manteniamo il nostro piede sinistro bene attivo. Inspiro e espiro, appoggio il
piede destro e il piede sinistro. Adesso potete distendere la vostra gamba destra e la vostra gamba sinistra e andiamo nel rilassamento finale. Andiamo in Shavasana. Lasciamo che tutto il corpo si rilassi a terra, lasciamo le spalle rilassate a terra, i polsi, i gomiti, le nostre anche. Notiamo ad esempio com'è l'appoggio dei nostri glutei a terra, l'appoggio dei nostri piedi, del piede destro e del piede sinistro. Sentire il nostro sapore in bocca, osserviamo tutti i suoni dentro di noi e all'esterno, osserviamo la sensazione sulla pelle, osserviamo quello che vediamo attraverso le nostre palpebre, i giochi di luce che si creano. Annusiamo l'aria e ci godiamo questo rilassamento. Vi lascio rimanere quanto volete, io vi saluto, ci vediamo domani sera.